arriverà con la relazione di Gianni Cortesi al nome unitario, il contributo di tutte le federazioni e dei pensionati per accendere i riflettori sulla difficile situazione che sta vivendo il nostro territorio. Finalizzeremo questo percorso attraverso un manifesto, un documento da presentare nelle assemblee con i lavoratori, perché il 13 di dicembre intendiamo fare una mobilitazione attraverso una chiacchierata chiamando a raccolta tutta la città. C'è qualcuno nella nostra città che si pone questo problema e che studia il modo con cui dare un altro lavoro, la riconversione, che è la nostra battaglia storica del sindacato, per dire non fai più le bielle, ma fai i motori elettrici, fai qualche altra cosa. Chiamo dalla fiaccolata perché c'è anche un senso particolare. Se vuoi coinvolgere gli altri movimenti della città, i cittadini in quanto tali, la fiaccolata serale però è un modo per far lavorare le intelligenze e portare la città a discutere di questa cosa. Sicuramente rinnovare una cultura di solidarietà che in quest'anno probabilmente è venuta bene, così come mi auguro ovviamente che gli strumenti che abbiamo individuato, la fiaccolata e le assemblee, possano ripristinare una sensibilità sociale che in questi anni ci vede in grande difficoltà. Quali sono dunque le prospettive future, dato come assunto teorico che il progresso non si può arrestare, ammesso che si voglia considerare progresso l'innovazione, che se da una parte rende sicuramente più facile l'accesso alle operazioni bancarie, alla gestione dei pagamenti, dall'altro riduce drasticamente il numero dei lavoratori nel settore del credito. La coperta è corta, ma però tutti in qualche modo dobbiamo scoprirci. Magari copriamoci a turno, non lo so, però credo che questa sia una soluzione che per i nostri lavoratori non fa bene, perché c'è chi si sente di serie A, chi si sente di serie B, nei momenti di crisi.